Ciao a tutti fratelli marziali, io sono Marco Crastolla e vi do il mio benvenuto su Kenkashin TV. In questo episodio ragazzi vedremo come allenare l'equilibrio durante la nostra esecuzione dei calci, poiché spesso per poter tirare un calcio alto iniziamo a perdere un pochettino l'equilibrio e di solito ci si concentra sul continuare a ripetere il gesto finché non riesce bene, però spesso l'errore potrebbe nascondersi in altre situazioni, quindi se noi andiamo a ripetere sempre il calcio in maniera sbagliata chiaramente continuerà ad essere sbagliato, cioè non è che vi sveglierete un giorno e il colpo vi uscirà bene, quindi cerchiamo di capire da dove potrebbe derivare il problema. A volte è su una mancata gestione della muscolatura della gamba d'appoggio, cioè noi non abbiamo una muscolatura sviluppata a tenere la posizione del nostro calcio e quindi vediamo un pochettino come allenare appunto la muscolatura con un esercizio davvero semplice e molto divertente ragazzi. Per cominciare bisogna prendere un oggetto qualsiasi tra le mani che sia leggero, io sto usando le mie chiavi della macchina, e dobbiamo metterci su un piede. Adesso scelgo ad esempio il mio piede destro e mi metto in equilibrio su una gamba. Quello che devo fare è piegarmi in avanti, tenere la gamba leggermente flessa, appoggiare le chiavi e alzarmi. Non sto ancora appoggiando, mi ripiego e le prendo. Poi che cosa faccio? Le appoggio sul lato esterno, ok? Mi rialzo, le riprendo, ancora una volta le appoggio dietro dal lato esterno, quindi dove c'è il tallone, andando dal lato esterno, ma le riprendo dal lato interno. Se non le pesti le chiavi diventa anche più facile l'esercizio. Poi andiamo qui sul lato interno del piede, appoggiare le chiavi e le riprendo. Dopodiché già sentirete bruciare i muscoli della gamba, zona del polpaccio e la caviglia, riappoggio avanti, lo riprendo, ok? Andiamo al lato interno, riprendo, qui, ok? Poi parlando è ancora più difficile, questa volta metto dietro, però andando dal lato interno, e le prendo dal lato esterno, riappoggio lato esterno, vado su e le riprendo. Dopodiché posso appoggiare e passare sull'altra gamba. Questo esercizio lo potete fare tutte le volte che volete, richiede davvero pochissimo tempo ragazzi per essere eseguito, è molto divertente, veramente allenante, e questo vi consentirà appunto di avere una gamba bella solida, bella muscolosa anche a livello isometrico, soprattutto perché non andiamo a fare potenziamento, che poi è quello che ci serve, perché nel momento in cui tiriamo il calcio non è che andiamo a fare lo squat, e vi consentirà di essere più precisi nei gesti e tenere la gamba bella piazzata, bella stabile, perché a volte, ripeto, è una questione di equilibrio che si perde perché non abbiamo una muscolatura che ci consenta di stabilizzare la gamba e di tenerla appunto ben piazzata a terra, ok? Quindi io come al solito vi ringrazio per avermi seguito fin qui, i primi tre che risponderanno si contenderanno la mia macchina, scherzo, anzi ragazzi mi raccomando, se volete dare un contributo al mio canale ci sono vari modi, fra cui iscriversi, condividere i miei video, commentare, così facciamo felice l'algoritmo di YouTube, e c'è anche un sistema di donazioni per chi volesse investire sul mio canale. Quindi ragazzi trovate tutto in descrizione come al solito, a me fa sempre molto piacere condividere quello che è la mia conoscenza, però non sono qui in cattedra solo per spiegarvi le cose, anzi fra i commenti ditemi voi a me qualche esercizio utile anche a questo scopo, cioè a quello di tirare calci senza essere un pochettino ballerini nei nostri colpi. Io vi ringrazio ancora, noi ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!